Andiamo alla romana fino a tutti. Eccomi, sono arrivata al Viva Dominicus Beach a Bahia Iber e guardate che benvenuto. Con questo ci facciamo subito l'aperitivo e con questo credo più tardi. Oggi è il primo giorno qui al Viva Dominicus Beach e ho un po' di occhiaie perché ho viaggiato tutto il giorno, però ne valsa la pena perché poi arrivare in questo resort è un sogno. E a parte che è immenso, è proprio sulla spiaggia, ha un sacco di ristoranti, ognuno fa le sue specialità. Oggi ho provato il ristorante La Roca ed è buonissimo, e poi un sacco di bar, baretti sulla spiaggia, non sulla spiaggia, un teatro grande dove fanno spettacoli tutte le sere, e adesso però non ho più energie, quindi vado a letto. Buongiorno a tutti, sono le 7 del mattino, sono sul mio bungalow sulla spiaggia e c'è una grandissima parte, sento un sacco di uccellini. Adesso vado verso colazione e al ristorante proprio sul mare. Sono le 9:30, siamo arrivati in un pizzo di viaggio, sta per cominciare la lezione di yoga e io ovviamente ci sono. Buscando te, prepárate, que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer, no esperaré, prepárate, que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer. Noi vogliamo curare anche l'aspetto salute e spirituale. E nel gumeno mi afferra. No, subito vedono bene. Non reagite mai in questo modo, perché usando la forza scatenate una forza ancora maggiore, una violenza ancora maggiore, perché sicuramente non vuole farvi andare via. Invece di fare questo, fate questo. E ve ne andate via. Me ne andate via scappando, ok? Il caso tuyo más prospero, buscando el tu corazón poder ser el primero. Il problema mio di Valentina a questo punto è scegliere quale cocktail prendere stasera. Quindi rum, vodka, tequila, brandy, no brandy no, martini, apple tini. Per me oggi. Oggi andiamo a vedere una ricostruzione di un villaggio spagnolo, quindi una ricostruzione di un villaggio medievale spagnolo e poi il fiume Chavone. Quindi prenderemo questo tipico bus domenicano che poi dopo vi farò vedere e al pomeriggio torneremo qui a Viva Wind. Siamo messi tutti ai posti finestrini per fare le foto. Oggi lavorando qui con noi, piloto di Formula 1 per tutto il tempo, addio sta il signor Marcos, applauso Marcos. Guida dietro che parla. Comunque siamo Altos de Chavón, che è questo villaggio costruito sul modello di un antico villaggio giamtoscano.
Zito di Mussolini nell'82, si trova nella zona di Casa di Campo, dove poi hanno le ville, abitano tutti, diciamo, i VIP ricconi della zona. E adesso andiamo a vedere questo villaggio che ha praticamente negozi, botteghe e anche una scuola di design. Zattera sul fiume Chavon, che è questo qua, qui c'è un venditore di collanina. Hay más de 25 pequeñas semillas que debe secar en el sol por una semana. Valentina che si appropria di entrambi le ciotole di cioccolato, ma è per la foto, sono sicura. Questo è il disordine del mio bungalow, ma oggi è anche presentabile. E questo è il mio adorato terrazzino. Guardate che pace. Sono qui sul mio terrazzino del bungalow. Sono un po' stanca, oggi è stata una giornata pienissima. Alla faccia di chi dice che in villaggio ci si annoia. No, proprio no, il contrario. Pensando in ti solamente. Di forse meno di barca dal Viva Dominicus Beach. Ci sono queste piscine naturali bellissime dove ci sono anche le stelle marine. Facciamo. Arriva. Siamo in un villaggio di pescatori su Isla Saona. Pensate che qua vivono 500 persone che vivono di pesca, di turismo, anche se non ci sono hotel sull'isola, c'è un ristorante, magari appunto ci sono delle bancarelle, dei negozietti dove vendono i turisti. E ho appena visto un maialino selvatico, se non so se era selvatico, era un maialino cucciolo, e un asinello, e poi tutto molto, molto pacifico. E niente, ho incontrato queste nuove amiche, mi stanno facendo una treccia ai capelli. Siete brave a fare la treccia? Non so se ci sono forse difficoltà di comprensione. Comunque adesso vediamo che ne viene fuori. Ma siamo in catamarano, ho deciso questa specie di rete. Io spero vivamente che regga e in caso di